Buongiorno a tutti, mi presenti, presentiamo, anzi io sono l'ingegnere Loris Pavanetto, sono responsabile dell'ufficio ricerca perdite e acque parassite della società ETRA e invece l'ingegnere che mi affianca è l'ingegnere Parpaiola dello studio Cevese Parpaiola, che è consulente per questo progetto. Ora iniziamo con una piccola presentazione della mia società. L'ETRA è una società multi-utility che opera nel territorio della provincia di Padova, provincia di Vicenza e provincia di Treviso. È una società privata a partecipazione pubblica, è costituita da 72 comuni per un territorio di circa 1700 km². Diciamo che abbiamo il 50% pianeggiante, il rimanente è suddiviso in area montana, che sarebbe praticamente l'altopiano di Asiago e il Bassanese, l'area montana, l'area montana vicino a Bassano, e un 14% di area collinare. Il 73% dei 70% dei comuni d'ETRA hanno meno di 10.000 abitanti, quindi siamo una realtà ad esclusione del comune di Bassano, che ha 60.000 abitanti, i rimanenti sono tutti piccoli comuni. Il nostro profilo aziendale, tanto per specificare cosa facciamo, noi gestiamo il servizio idrico integrato, i rifiuti, le energie alternative e le servizi per le imprese. I dati per quanto riguarda l'acquedotto sono quelli elencati nella slide. Praticamente produciamo circa 70 milioni di metri cubi d'acqua l'anno. Diciamo che abbiamo un'acqua non contabilizzata, i dati sono indicati nella slide senza che vi li elenco. I dati più importanti sono: abbiamo una percentuale di acqua non contabilizzata oggi sull'ordine del 40%, una lunghezza di condotto che siamo all'ordine di 5.000 km di condotto, quindi una rete, guardavo prima Ferrara ne ha 4.000 di canali, noi ne abbiamo 5.000, però siamo in realtà molto più piccola, quindi siamo messi molto peggio di loro. Come un altro dato importante vi faccio segnalare è che attualmente sostituiamo 22 km l'anno di condotte. Proprio per questo abbiamo più o meno un 3.000 perdite fatte l'anno. Proprio per questo motivo, per questa percentuale molto elevata di non contabilizzato, non chiamiamola perdita, ma non contabilizzato, a partire dal 2009 ETRA ha deciso di formare l'ufficio ricerca perdite. L'ufficio ricerca perdite eravamo in due, siamo partiti in due, adesso siamo in quattro. È un nuovo dipartimento, diciamo, che è dedicato all'implementazione dei programmi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nelle reti di acquedotto e al controllo delle acque parassite nelle reti fognarie. Siamo partiti nel 2009 e attualmente i progetti che stiamo sviluppando sono essenzialmente in tre aree. Una prima area che è noi la chiamiamo Vigonza Sud, sarebbe al sud del nostro territorio, e sono circa 400 km di condotte, i dati sono elencati. Un'altra area è Romano, diciamo Vigonza Sud è un'area tipicamente pianeggiante, c'è una differenza di di livello sull'ordine di un metro, si passa da 12 metri a 10 metri. A Romano Zelino invece è una realtà montana, diciamo non è proprio montana pianeggiante, siamo dalla pianura e si sta andando verso il Monte Gappa, quindi con una caratterizzazione della rete che poi vediamo. E poi abbiamo invece Asiago, in Asiago è un altopiano e quindi con la presenza di livelli diversi in varie aree del comune. Il progetto che presentiamo oggi è quello di Romano Zelino. Per noi è importante questa slide, è quella metodologia utilizzata. Diciamo che la metodologia che noi abbiamo utilizzato è suddivisa in tre fasi: una fase zero, che è una fase di conoscenza della rete iniziale, cioè sapere il bilancio idrico più o meno quanti metri cubi d'acqua produciamo, quanti metri cubi d'acqua fatturiamo, queste informazioni, quali sono gli utenti idroesigenzi, quindi diciamo una prima informazione generale di come è fatta la rete, andare a vedere i vari produzioni, dove si fa dove c'è la produzione dell'acqua, capire anche i costi. Una fase 1 che invece è una fase di progettazione, andiamo proprio a eseguire questo famoso modello idraulico. Il modello idraulico però lo implementiamo tramite un'analisi della cartografia presente, i consumi
ce l'abbiamo perché abbiamo la lettura dei contatori, le telemetrie, cioè cosa ci dicono i vari telecontrolli, il nostro telecontrollo, perché praticamente tutta la rete, la nostra rete è telecontrollata almeno per quanto riguarda gli impianti. E poi andiamo a fare modellazione. La modellazione per noi importante viene calibrata, ma non solo. In un caso particolare che vi presenterà poi l'ingegnere Tappaiola è che in questo caso noi abbiamo fatto un'ampia attività su campo, perché abbiamo cercato anche di terminare già in fase di fase 1, cosa che normalmente non si fa, una prima, diciamo, step test, cioè un'analisi della richiesta notturna macro aree del territorio. E veniamo alla fase 2, che è la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. E cosa importante, noi su questa cosa è una diatriba aperta con tutti i nostri miei consulenti, perché io voglio che questa venga chiamata ottimizzazione, non voglio che venga definita solo riduzione. Per me è importante che sia un progetto di ottimizzazione, in quanto la riduzione è una parte dell'ottimizzazione, ma l'ottimizzazione coinvolge molte più cose, perché coinvolge verificare se c'è esempio alla risoluzione dell'anomalia funzionale, che potrebbe una serie cinesca che è sempre chiusa, non si sa per quale motivo, da esperienza è sempre stata chiusa, quindi vedere se si può riaprire una serie cinesca, sostituire tratti di condotta che avranno perdite di carico molto elevate, riduzione della perdita idrica, chiaramente riduzione della perdita idrica comporta un miglioramento del sistema, ottimizzazione degli investimenti, cioè decidere dove fare le condotte nuove, dove ci converrebbe fare le condotte nuove. Chiaramente tutto questo comporta anche una riduzione dei consumi energetici, ma perché andiamo anche a analizzare la centrale, se la centrale può funzionare correttamente o se può essere migliorata. Poi un'altra cosa importante è l'utilizzo delle risorse idriche a minor costo, perché noi abbiamo la presenza, ad esempio, di sorgenti che ci costano un centesimo al metro cubo e magari il pozzo che ci costa 13 centesimi al metro cubo. Quindi questi sistemi ci permettono di decidere di usare più acqua a minor costo rispetto a acqua magari a maggior costo. E quindi tutto questo comporta anche la riduzione dei costi di gestione e soprattutto una cosa importante, noi vogliamo anche creare un sistema di distrettualizzazione della rete che ci consenta di mantenere questi benefici per lungo tempo. L'area di studio, come vi ho indicato prima, è Romano De Zelino. Romano De Zelino è indicato nella slide, eccolo qui, Romano De Zelino. I dati importanti sono più o meno 14.000 abitanti, siamo sull'ordine di 6.000 utenze uso domestico, 1.000 utenze produttive, superficie, ho controllato in questi giorni, abbiamo guardato gli idroesigenti e siamo sull'ordine di due idroesigenti, cioè superiori ai 20 metri cubi giorno, superficie 22 km quadrati, cosa importante, le quote passiamo da 260 metri a 90 metri. Dati diciamo essenziali a rete idrica, e poi passo la parola a Gerpa Paiola, importanti di cosiddette condizioni al contorno è la presenza di centrali di produzione a quote diverse. Questo ha comportato, attualmente è tutto verosimilmente aperto, quindi un equilibrio c'è, non l'abbiamo, per trovarlo abbiamo dovuto lavorare parecchio. Siamo in presenza quindi di tre centrali di produzione con quote diverse, e vedete quelle indicate, passiamo da 210 metri a 140 metri, i volumi emessi attualmente sono 2450, i volumi fatturati 1100, quindi stiamo parlando di acqua non contabilizzata dell'ordine del 55%. Questo è quanto, passo la parola a Angelo. Buongiorno a tutti, vi illustrerò brevemente la fase modellistica e successivamente la fase progettuale che ci ha coinvolto appunto in questa collaborazione che abbiamo avuto con ETRA SPA. Prima di tutto il modello, per modellare la rete è stato utilizzato il codice di calcolo Mike Colburn nella versione Water Distribution. E la prima fase ha praticamente previsto l'importazione della rete. La prima importazione è piuttosto agevole perché comunque si possono sfruttare le capacità di integrazione con il GIS di cui MyCurban dispone,
e quindi sostanzialmente non è stato difficile dal sito aziendale riprodurre abbastanza in tempi rapidi la rete di distribuzione. Diciamo che dopo questa prima fase comincia il difficile, da un lato i nodi di distribuzione, le centrali e le regolazioni. Per far questo si sono dovuti studiare tutti gli schemi e i tabulati e già cominciare con delle visite in campo alle centrali per verificare effettivamente che il funzionamento, diciamo, teorico corrispondesse poi con le manovre reali che venivano messe in atto. Come già accennato dall'ingegnere Pavanetto, l'interazione modellazione campo è stato un filo conduttore molto forte in questo progetto, perché per avere una massima affidabilità e un potere previsionale molto affidabile del modello sono dovute fare diverse verifiche, perché reti di distribuzione anche relativamente piccole come quella di Romano del Zerino basta molto poco perché i risultati del modello possano risultare completamente sbagliati. Basta una saracinesca chiusa non nota in campo, la riproduzione di un nodo diversa da quello che si pensava secondo l'esperienza, secondo quanto riportato in cartografia, e da lì i risultati non sono più affidabili come uno vorrebbe per poi utilizzare il modello nella fase di progettazione, che è poi quella più importante. Allora ci sono stati, diciamo, spese diverse giornate in campo a verificare uno per uno tutti i nodi più importanti, con apertura di chiusini, addirittura alcuni fatti riportare che erano sotto asfalto, fatti riportare in quota, e si sono scoperte in effetti diverse condizioni che non erano affatto note. Si è dovuto, con prove anche strumentali, parecchio lavorare per avere poi un quadro effettivo di quella che è la distribuzione ad oggi. E parallelamente si è andati avanti con l'implementazione del modello, in particolare con l'assegnazione dei consumi ai nodi, che è sempre una fase piuttosto delicata e a volte anche laboriosa. Anche qui il software, per quanto riguarda gli utenti residenziali, produttivi, ci è venuto in soccorso, perché praticamente c'è quasi un'assegnazione automatica basata sulla via, un'assegnazione geografica dei consumi e poi con la successiva assegnazione della curva di domanda con i picchi ai diversi orari della giornata. Quello che è molto più delicato in questo modello è stata l'assegnazione della perdita idrica, cioè di quella componente di consumo, diciamo tra virgolette, perché non è un vero e proprio consumo, dovuta alle perdite, delle perdite in rete. Essendo la percentuale molto importante in questo caso, diventa cruciale assegnarla correttamente. Cioè ci troviamo nella situazione quasi paradossale che abbiamo un'assegnazione molto dettagliata dei consumi e poi l'utente, tra virgolette, è sempre più grosso, che è quello della perdita, non è noto nella sua posizione, perché le perdite, giusto perché è un progetto di ricerca perdite, non è conosciuta nella posizione. Ma per meglio caratterizzarla abbiamo fatto delle prove notturne. Queste prove di campo sono fatte durante la notte, perché la portata misurata di notte, come probabilmente qualcuno saprà, è a meno del consumo legittimo notturno, è rappresentativa sostanzialmente della perdita in rete, perché non ci sono grossi consumi reali durante la notte. Allora, senza entrare troppo nel dettaglio di questa prova, sostanzialmente si misura una macro area e poi si isolano durante la notte via via delle sotto aree chiuse, e ad ogni chiusura di queste sottoaree c'è un cosiddetto step del grafico di portata che permette di caratterizzare, vedete le singole tre sottoaree, ognuna di queste viene caratterizzata con una certa perdita idrica. Questo permette di assegnare in maniera molto più consistente le perdite idriche a modello. Durante tutta questa fase di strutturazione del modello ci ha accompagnato sempre una fitta rete di monitoraggio. Allora, da un lato le portate, quasi tutte provenienti già dal telecontrollo, con delle aggiunte con misuratori portatili di portata, e dall'altro una rete estesa di misura in continuo delle pressioni, che quindi ci hanno permesso di vedere immediatamente l'effetto di tutte le varie prove di campo che sono state fatte e confrontarle col modello, fare una serie di sperimentazioni che ci hanno portato a migliorare il modello. La fase finale di tutto questo è stata la vera e propria calibrazione del modello sulle 24 ore, una giornata di 24 ore, sempre con misure e modellazione in continuo, che hanno portato, come era auspicabile dopo tanto lavoro, degli ottimi risultati. Vedete qui in termini di portate e pressioni, dove in blu sono riprodotte le portate del modello e in rosso quelle misurate in campo.
Una volta che si ha in mano questo strumento affidabile di calcolo, finalmente ci si può dedicare a quella che è la fase più stimolante chiaramente del progetto, che è quella della progettazione. La progettazione in questo caso ha avuto come linea guida il cosiddetto principio del distance metering, qui il concetto è riassunto nella parte di destra della slide. Quindi si tratta sostanzialmente di creare delle sottoaree chiuse, ognuna delle quali viene misurata in testa, e quindi dividere la rete in questo modo ha diversi vantaggi. Il primo, si può sempre tenere sotto controllo in aree più piccole la perdita, quindi stabilire quali sono le aree critiche per quanto riguarda la perdita e quindi successivamente incentrare la ricerca in campo delle perdite in quelle aree. Un altro vantaggio è quello di poter operare in queste aree il cosiddetto controllo delle pressioni. Come è abbastanza intuibile, per un semplice principio di fonemia, più basse sono le pressioni, sempre ovviamente dando per scontate delle minime pressioni di servizio, più basse saranno le perdite. Quindi si cerca per ogni sottoarea, che viene studiata per essere per avere quote diciamo tendente al costante, che viene quindi regolata la pressione, e questo fa sì, come vedrete da un grafico che abbiamo fresco perché stavamo proprio costruendo adesso i propri distretti, questo è un grafico di pochi giorni fa, vedete è stata operata di notte una regolazione delle pressioni, vedete quel grosso abbassamento delle pressioni perché non è necessario fornire chiaramente 50 metri di pressione di notte, 25 erano più che sufficienti, vedete come immediatamente si passa dal grafico rosso al grafico verde senza neppure fare una ricerca perdita in campo, con un recupero idrico immediato, e quindi già qui cioè, si è già avuto un abbattimento del 25% solo con la regolazione di pressione dei minimi notturni, quindi dei risultati così diciamo gratis tra virgolette. Ecco, contemporaneamente alla creazione di distretti si è chiaramente portato avanti un discorso di ottimizzazione, perché adesso senza entrare nei dettagli chiaramente del progetto, sarebbe piuttosto complicato di discutere in una presentazione, vediamo un po' gli obiettivi che si sono raggiunti. Uno è quello di sfruttare di più gli invasi di compenso che sono presenti in rete, che attualmente non erano affatto utilizzati. Collegato a questo si ha immediatamente un abbassamento dei costi di pompaggio, perché viene ottimizzato l'utilizzo delle pompe in rete. Poi altri aspetti positivi del progetto, essendoci fonti, come accennato l'ingegnere Pavanetto, essendo la rete alimentata da fonti a diverso costo, si è tentato di indirizzare i maggiori consumi a un prelievo che venga dalle sorgenti a minor costo. E per finire c'è stato un utilizzo ottimizzato delle condotte con maggiore potenziale, e qui viene riportato un esempio di una condotta piuttosto importante che era assolutamente sfruttata con pochi litri al secondo che passavano, e diventa in realtà la dorsale principale del nostro sistema di distribuzione di stretti. Ecco, per finire, una parte direi interessante non solo di questi tempi, che sono i costi e l'investimento. E abbiamo diviso i costi nella parte di servizi, quindi ingegneria, analisi di campo, e progettazione, modellazione, e poi nella parte effettivamente di realizzazione delle opere, che non sono molto costose, vedete, rispetto ad altri progetti più mastodontici. E, le opere sono state divise in quelle diciamo strettamente incentrate nella struttura di del programma di ricerca perdite, e in quelle invece più generali che relative all'ottimizzazione. Queste due opere, una per due, non sono assolutamente diciamo separabili, proprio perché una presuppone l'altra e viceversa, come ha già accennato prima. Vediamo il ritorno dell'investimento. Abbiamo fatto due semplici scenari con un'analisi costi-benefici estremamente semplificata, che tiene conto esclusivamente del recupero in termini monetari della perdita idrica non più presente. Diciamo che già così, con questa analisi semplificata, i tempi payback period del tempo di ritorno all'investimento è estremamente accettabile comparato ad altri tipi di investimenti. Va sottolineato però che in aggiunta a questo ci sono molti altri benefici che valuteremo poi nel tempo, via via che il progetto verrà completato negli anni, che possono essere la riduzione nei costi di manutenzione, la riduzione nei costi per le uscite, per la riparazione delle perdite, poi il costo di pompaggio che abbiamo già comunque stimato da modello, e tutta una serie di benefici aggiunti che quindi fanno sì che chiaramente un progetto di questo tipo risulta particolarmente appetibile per il gestore.
abbiamo completato questo gruppo di lavoro. E chiaramente siete al di là delle domande che potrebbero esserci adesso, se qualcuno fosse interessato a maggiori dettagli, ce ne sono molti, chiaramente può contattare qualcuno di noi, insomma. Ecco.